Il 9 novembre del 2004 Izzo viene ammesso a regime di semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo e viene trasferito di nuovo presso il carcere di Campobasso. La prima uscita, diciamo, dal carcere di Angelo Izzo, in usufruendo appunto della semilibertà, è del 27 dicembre 2004. Lui doveva essere presente all'incirca, all'intorno alle 9.30 la mattina, e doveva stare in sede fino a circa l'una. Poi doveva rientrare in sede alle 16 e ci doveva stare fino alle 19. Durante il tempo libero, nei giorni feriali, doveva permanere nel comune di Campobasso e aveva la facoltà di consumare il pranzo presso alcuni ristoranti, diciamo, della zona. La domenica? La domenica detenuto. Quando Izzo uscì in semilibertà, parliamo del dicembre 2004, sì. Lei cosa fece? Mi chiamò prima Dario e mi disse che Izzo era uscito di nuovo. E poi mi chiamò lui e mi disse se avevo piacere di passarlo a trovare. Quindi lei, dopo che Izzo è uscito in semilibertà, riprende a frequentare questa associazione? All'inizio lavoravo, quindi non ho preso a frequentarla. Poi mi offrirono di lavorare lì, fu proprio Saccomanni a offrirmi di lavorare lì, tra l'altro. Perché aveva saputo che lavoravo come meccanico e venivo pagato poco e quindi mi offrì di lavorare lì. Faceva un po' il ragazzo di bottega, diciamo così, cioè c'era da andare a comprare da mangiare, da comprare da portare, da andare a pagare, che ne so, un vaglia, una bolletta, andare a ritirare della posta, andare a lavare la macchina. Confronto ai lavori che facevo prima, lì venivo ascoltato, magari appoggiato su delle idee, delle cose, non mi sentivo sfruttato, diciamo. Lei veniva pagato, sì, presso l'associazione, sì. Da chi? Da Dario Saccomanni. E quanto le dava? Dario capitava al mese mi dava 300 euro, capitava anche che me ne dava 400, dipende da... Palaia percepiva un compenso anche minimo per una collaborazione svolta? Niente di niente, mai percepito compenso. Forse non ho capito bene io. Ha detto che lavorava o faceva volontariato presso questa associazione? Io lavoravo. Chi la pagava? Saccomanni Dario. Sì, Palaia percepiva uno stipendio... Allora, Palaia non percepiva niente di ufficiale, ma intanto portava lo stipendio a casa che gli davo io in nero. Io per lui ho speso decine e decine di migliaia di euro. Gli compravo da vestito, gli ho regalato la macchina. Ma quanto spesso veniva Palaia in associazione? Cioè, come la frequentava? La Palaia ci lavorava, quindi era tutti i giorni in associazione. Angelo Izzo va tutti i giorni in associazione, nell'associazione Città Futura, dove conosce le due vittime, Antonella Linciano e la figlia Valentina. Bisogna dire che l'incontro viene favorito e facilitato da Giovanni Maiorano. Sì, io ho detto il numero di telefono a Izzo per mettersi in contatto una volta fuori con mia moglie. Io, che sia chiara una cosa, io di Izzo non è che mi fidavo completamente, cioè io ero costretto a dovermi fidare. E quando io esco vengono questi qua, questa famiglia mi viene a trovare, mi viene a cercare. Che intende per questa famiglia? La Linciano e la ragazzina. E mi vengono, sempre in coppia camminavano, e mi vengono a cercare e mi vengono a dire facciamo, mi assediano proprio. Quindi lei non conosceva prima Linciano, no, Maria Carmela, no, e Maiorano Valentino? Non l'avevo mai vista. Carmela Linciano, detta Antonella, con la figlia Valentina si è trasferita a Gamba Tesa per stare vicino al marito Giovanni Maiorano, detenuto nel carcere di Campobasso. A Gamba Tesa, Valentina, adolescente timida e riservata, frequentava la scuola media. Io la ricordo sempre con il sorriso, molto timida. Per esempio, mi ricordo un particolare. Si doveva fare una scampagnata con amici di scuola, no? E siccome a lei, che stava comunque nel gruppo, non l'avevano chiamata, io l'ho vista che stava lì, magari senza pretendere di andare, però stava lì dispiaciuta che i suoi amici non l'avevano chiamata per fare questa scampagnata.
Carmela Linciano era una donna sola con la sua bambina e in gravi difficoltà economiche. Cercava pure lavoro, però non lo trovava e non glielo davano nel paese. Si è presentata per esempio alla Caritas per andare, per chiedere un lavoro. Purtroppo la Caritas aiuta solo gli extracomunitari, le persone italiane non vengono aiutate, chi sta in difficoltà. Tutti le chiudono le porte in faccia. L'unico che sembra volerla aiutare è Angelo Izzo, che le prospetta la possibilità di aprire un ristorante pizzeria nella casa di proprietà della sua famiglia a Frasso. E lui mi disse che forse aveva trovato una sistemazione per mia moglie e mi prospettò il fatto di che lui a Frasso Telesino, vicino a Benevento, aveva, mi parlava lui di un castello, e dove mi prospettò dicendomi che aveva parlato con i genitori, con le sorelle, e che gli avevano dato l'ok per aprire questo ristorante a Frasso. Mi spiega le cose, cioè la pizzeria dovevano aprire a Frasso, che è provincia di Benevento. A Frasso, dice, io non so neanche se c'è questo paese, Frasso. Sì, c'è. I parenti di Izzo, quattro fratelli, erano proprietari di un'abitazione nel paese. Non si presentava come un locale da adibire al ristorante oppure al bar, era un'abitazione normale. Lei è proprietario di qualcosa a Frasso? A Frasso, la mia famiglia ha un immobile che ha a piano terra varie centinaia di metri, purtroppo la polizia si è sbagliata, ci sono due negozi che danno sull'esterno e centinaia di metri quadrati a piano terra di frantoi, depositi, una cantina enorme con le botti, un giardino, un cortile col pozzo, cioè c'è un enorme spazio, non un ristorante, quattro ce ne puoi aprire, insomma. E mia moglie mi riferiva, secondo quello che lui riferiva pure cioè, a mia moglie, cioè... che il progetto sta andando avanti, che... Sua moglie che ruolo avrebbe avuto in questo ristorante, in questo progetto? Secondo i progetti mia moglie lo doveva gestire. Mia moglie era terrorizzata per quel ristorante. Chissà quante volte ho dovuto cercare di dire... Va... Quindi era perplessa vostra... No, era terrorizzata proprio perché dice io non riesco a gestirlo, perché mia moglie non ha mai lavorato, non ha svolto mai attività di questo genere. Di ristorazione, di cose. Angelo Izzo ammaglia, affascina e coinvolge la donna in questo progetto, che però per la sua realizzazione ha bisogno di un investimento iniziale, e cioè quello di riadattare la casa di Frasso al ristorante. Ma le condizioni della donna non sono certo condizioni floride. Senta, sapeva se le due donne erano benestanti, cioè la madre e la bambina, se avevano, erano ricche o erano povere, avevano difficoltà economiche, quali fossero le loro condizioni? Sinceramente non ho mai saputo se erano benestanti o no. Il progetto del ristorante era proprio una sola pura, perché non c'era nessuna voglia di aprire un ristorante, quindi avevo pensato, mo gli devo 10-15 mila euro con la scusa dei lavori e intanto me li metto in tasca. Sua moglie si fidava di Izzo? No, inizialmente non si fidava, perché io ci ho messo quasi un mese a convincerla a dargli quei soldi. Perché mia moglie dice, Giovanni, dice, tu hai avuto già delle delusioni di amici, dice, non è. Allora io onestamente, io lo dico comunque. Poi io ho detto a mia moglie, va bene, ma noi dobbiamo tentare, perché se finiamo questi quattro soldi che abbiamo, dopo ci sediamo per terra, non abbiamo più, cioè andiamo proprio alla fame. Quanti soldi le ha consegnato la Linciano Maria Carmela per fare questi lavori al ristorante di Frasso? Quattro soldi, 5.500 euro, una cosa così. In contanti, come ve l'ha dato? In contanti. Una donna ingannata e uccisa, una bambina innocente barbaramente eliminata, ma come è potuto succedere tutto questo? Il ruolo di Angelo Izzo, vecchio mostro del Circeo, e di Luca Palaia, giovane e introverso, sarà il tema della seconda parte di questo drammatico processo.